10! Ehi, salve padrone! Ma che ti ci fatto la permanente? Avevo i capelli viola! No, sì, mi sono cambiato! Capelli viola, ma perché? Ho fatto bello colore mi sono fatto! Ma che bello colore, ma andoci brutto, ma vatti in bocca a cambiarsi i capelli! Ma no, vanno da parrucchiere! Ma che bellissimo! Viola psichedelici, ma che c'è fai? Ma dove vai? Quelli li vedo rossi, li vedo! Ma Io li vedo rossi! Rossi? Io li vedo viola, tutti viola, brutti! E io pure vedo i suoi viola! Come viola? Tu li vedi viola? Io sono biondo! E allora aspetta un attimo che mi sa ho che. Viola psichedelica! Mi sa che ti sei fatto un cannone qua. La roba che produciamo la dobbiamo vendere. Non la devi sniffare, non la devi usare. Mi dai una mano tua a portare l'erba qua? Sì, sì, certo. Mi dai una mano tu, mi dai un passaggio? Se no vado io. Che è successo? Ho ido, robo. Ma che è? Porca ma che è? Oh, signor, ma che è? Ma che sta succedendo? Oh! Sali, via, via! Dove va? Oh, vieni! Oh! Ah, oh, dove vai, signor? Porco! Oh! Come via, porca! Una madonna, guarda qua quante macchine tutte rotte. Ah, 10! No, c'ho, sto andato solo, tranquillo. Andiamo piano piano qua sopra la salita perché dopo un casino. Chi va piano, va sano e va lontano. Quando è massimo che si può trasportare? 50 massimo. Io ho la borsa, quindi. Chi è qua fuori? Oh? Chi cazzo è? Oh, no, aspetta qua. No. La forestale. No. Beh, salve. Luca, cioè, chi è? Siamo della forestale, salve. Ah, forestale, ma non esiste la forestale. Esiste, come no? Esiste. No, volevamo sapere perché visto che stiamo pattugliando qua, non credevo che qualcuno qua ci vivesse. Ma come? Ma qua c'ho tutto io. Ma non lo sapevo. Prima siamo passati. Furgone, capito? Ma perché tu stai puntando la pistola? Non ho capito che cosa abbiamo fatto. Chi punta la pistola? No, niente. No, pensavo che stava. Ah, il collega mi sa che deve alzare mani. La forestale. Come esiste pure la forestale, scusa? Sì, esiste pure la forestale. È un corpo dei carabinieri. Ma da quando è qua? Ma che cazzo dici che non la sono mai vista io? Non la conosco. No, ci sta. Sto carro funebre, dove lo siete pigliato sto carro funebre? Questo è vecchio, è del museo, molto storico. Sto carro funebre, ma che caserma? Ma che storico? Cos'è? Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Sì. Noi siamo tutele dell'ambiente, sì. 15-15. Carabinieri. Ora, no, ma comunque niente, signore, noi siamo solo passati per vedere che cosa era questa struttura qua, tutto qua a posto. Che altro? Qua? È tutto in regola. È tutto in regola. Oh, Tecno Casa, ti aspetta. Ma sto comprato tutto su Tecno Casa, ma che cazzo stai di? No, collega, però se gliel'ha dato Tecno Casa è a posto, noi siamo solo venuti a vedere. Oh, Tecno Casa, quello là con la barba, me l'ha dato. Tutto, ma sono comprato tutto qua io. A posto, quindi è tutto in regola, no? Va bene, va a posto. Tutto in regola. Allora, buona serata, signori, arrivederci. Mi serve i documenti, te faccio vedere io. No. È tutto in regola. No, stai tranquillo. Era giusto una nostra curiosità. Lo conoscete un collega vostro? A voi. Santoro! Santoro, sì. Sì, che se porta a Sundina. Oh la madonna. Ma che è oggi? Uno in più, no, eh? Ma chi è Santoro? No, non è Santoro? Polizia, dato che voi state qua, che insomma venite qua. Dato che venite qua a rompere i coglioni. Invece che venire qua a rompere i coglioni. Oh no, scusa. No, è partita la R, porca. Allora, stavo a dire, invece che venire qua a rompere i coglioni, ma perché non andate a vedere sotto, qua vicino, nelle vicinanze che ci stanno i lupi mannari? Voi siete della forestale? No, loro sono forestale. Noi, della forestale? Allora, perché non venite a controllare i lupi mannari che sta qua sotto, che ogni tanto... Ma infatti noi stavamo pattugliando, poi ci siamo imbattuti a queste case e qua è venuto controllare tutto qua. Arrivederci. Salve ragazzi. Non mi fido. Sparate. Scusate, una cosa. Fermo. Ah, eccoli. Belli. Venite un po'. Venite, portali un po' là sul cucuzzolo. Prendilo. Portali un po' sul cucuzzolo. Porta un po' là e mo te faccio vedere. No, voi siete venuti qua per rompere i coglioni. Ma che rompere i coglioni? No. Portali un po' là, portali là sul cucuzzolo. Mo ci penso io qui, sì. Qua è zona del padrone. Qua è chi mi rompe i coglioni. Ma che noi siamo alla forestale, dobbiamo controllare. Forestale? Allora vanno a controllare la foresta, no a casa mia, porca troia. Sono di qua per rompere i coglioni e mo faccio vedere io. Allora, bello mio, tu lo sai chi sono io? No, non puoi. Non c'ho idea di chi è lei. Tu sembri che io sono... Ti pare che io sono stupido? Guarda, signore,
qua è proprietà privata, qua è proprietà privata, tu sei entrato in una proprietà privata. Ci vuole l'autorizzazione, il permesso e il foglio dello sindacato per entrare qua dentro. Qua è zona privata, qua è tutto mio qua. C'è sta l'urgente apposta. Sei venuto qua a rompere i coglioni. No, non siamo venuti a rompere i coglioni. Sì, sei venuto a rompere i coglioni. No, non siamo venuti a rompere i coglioni. Se uno vede sotto casa tua, che fai? Che fai? Non gli punti la pistola se uno vede dentro casa tua? Ma che ne sapevo che ci viveva qualcuno qua, qua a queste baracche? Che ne so io? Baracche? Queste strutture, scusi, come chiamano? Ma tu lo sai con chi stai a parlare? Ma tu lo sai con chi stai a parlare? Io sono il padrone! Ma non si alteri, non si alteri. No, io mi altero, sai perché? Perché tu, queste baracche, queste cose qua, le baracche, tu non me lo dici le baracche qua. Perché io. Scusi, io ho il controllo di tutta la zona qua. Questa qua è zona mia. Guarda se tu entri a rompermi ancora i coglioni. Sai che faccio io? Io te butto di sotto. No, aspetti, 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 aspetti. Io qua non sapevo che qualcuno ci viveva. Siamo solo venuti a vedere se qualcuno ci viveva. Ma che c'entra? Ci andiamo. Beh, qualcuno, suona il clacson, te metti là fuori, suona il clacson e poi noi venivamo. Ma guarda che io manco ho visto nessuno. Poi abbiamo visto un furgone che era parcheggiato. E beh, che fai? Certo, tu vedi una villa, tu entri dentro una villa, dici: oh, ma che è qua? Oh, mamma mia. Allora entri dentro una proprietà privata. Non si fa così. Tu devi avere il permesso del giudice per venire qua dentro. Allora, aspetta, 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 aspetta. Aspetta, porca troia. È caduto. Aspetta, fermatevi. Io sai che faccio adesso. Io ti butto di sotto. La prossima volta, nella prossima vita, oppure se ti risvegli, magari che svieni, non lo so. Ricordati che qua tu non ci devi passare. Per favore, io c'ho una famiglia, c'ho due bambini piccoli, per favore. No, i bambini piccoli? Allora dai a mangiare un cazzo che te se frega. Il padrone non se infamma, porca troia. Ciao. Aspetta, salve. Salve. Tutto bene? Salve, tutto a posto? Sì, no, ho sentito un rumore prima su sopra, provenendo da su sopra. Ma lei abita lì sopra? Allora, ho sentito un rumore. Io sì, sopra c'ho tutta quanta la casa, c'ho comprato tutta quanta la residenza, c'ho tutto quanto in norma. Allora, buonasera. C'è sta la finanza. La finanza, la finanza. Ragazzi, la finanza, la padrona. La finanza, la finanza. Qua è tutto a posto, ragazzi. Prima ho sentito un rumore proveniente da quale montagne. Non so che ho sentito. Comunque, tutto a posto, tranquillo. Oh. Che cazzo? Ardenzi, uomo armato, uomo armato, uomo armato. Dove? Chi era uomo armato? Dove? Chi? Ma chi? Dove? Che è successo? Che è successo? Chi è armato? Boh. Oh, uomo armato di che? Oh, che è successo? Ma chi è armato? Oh, ma ti sei rimbecillito? Ma chi è? Oh, ma armato di che? Uomo armato? Ma mi sa che avete fatto uno sbaglio, No, no, giovane, giovane. Giovane. Oh, che fai? Perché? Oh, ma che fai? Padrone, via, padrone, via, 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 via. Ma che porco diavolo avete combinato, porca. Ma che cazzo siete combinato, porco. Che cazzo è successo? Oddio. Oh, cavolo, ecco, carabinieri da noi, carabinieri da noi. Carabinieri. Facciamo? Conviene che accostiamo. Dici, però, calmi. Oh, aiuto, questi ci sparano, attenti, Se mi potete arrestare, mi dispiace. Che è successo? Parare. Detto. No, non ho capito. Sono tre pattuglie. Il padrone, Non ho capito che è successo. Mi stanno sparando? Era con voi la macchina rossa? No, perché? Che è successo? Io non capisco che le pistole qua, mi puntate le pistole. Io abito su sopra. Signore, ti levi il telefono. Ma che levi il telefono dalla mano. Sì, ma che cazzo è successo? Io non capisco che è successo. Prima di tutto, calma, però, perché non è successo niente. Voi mi puntate la pistola. Sì, se mi fai parlare, c'è una motivazione per la quale abbiamo agito così. È perché i colleghi sono stati sparati poco più avanti da un soggetto in auto rossa. Visto che allora voi io che c'entro? Dietro, visto che voi eravate dietro all'auto rossa. Dietro perché poi già questi qua ci hanno sorpassato. Allora, stavamo mettendo la zona in sicurezza. Io non ti sto dicendo niente, anzi io stavo scendendo. Se io tu mi dici che l'auto rossa non stava in compagnia. Non stava tua. Nostra. No, perfetto. No. Ma pure voi a puntarmi la pistola. Ma perché tutti mi puntano le pistole? Che sto fatto? Boh. Ok ragazzi, allora portate la roba a San Basilio. Nascondete tutto, nascondete i veicoli. Oppure andate al garage, quello là dove stanno i furgoni. A few minutes later. Ma che devo? E niente, stasera è una roba pazzesca. Ma che è già la quarta volta che mi fermano, porco. Oh, ma posso andare? Che è se avete fermato? Non ho capito. Sì, aspettate un attimo, c'è dipende. Fermi un attimo dietro il veicolo. No. Addirittura altri due volanti della polizia siete arrivati. Mamma mia, ma non sono che problemi palle. Su quello che facciamo noi, Visto che sia lei
sia l'altro soggetto avete svariati reati sulla fedina penale. Io? Visto che... Io no, aspetta, io non c'ho niente sulla fedina penale, che cazzo dici? Io non so, capito, perché no, non lo so, perché pare che ce l'avete solo con me. Io conosco pure Santoro. Ma conosco pure Santoro. Tu sai chi è Santoro? No, non lo so chi è Santoro. Come no? Ma sei un carabiniere, non conosci Santoro? Ah, sei stupido, scusami se te lo dico. Ma Santoro è un amico mio, no, chi era? Sandoro! Sandoro! Sandoro, sei tu? No. Ah no, scusami, sembrava Sandoro. Ma come c'è la fine? Ma lascia perdere, guarda, me l'hanno messa a forza ieri. Attendete qua. Senza motivo. Ma tu già la fine della penale sporca? No, cioè, me l'hanno messa ieri, ti ho detto senza motivo. Porca troia, stronzo, e non mi dici niente. Ma tu c'è la fine della sporca e non mi dici niente? No. Ma tu mi ficchi nei casini? No, ma non c'è. Stronzo, non mi parla più, non ne voglio più vedere. Vaffanculo. Ma perché? Mo io non ho fatto niente, perché dovrei metterti nei casini, mo? Ma non lo vedi qua, ci sta quattro pattuglie, l'ambulanza, la fregna della Madonna. Tutto ci sta, stronzo. C'ho mia moglie che mi sta aspettando, poraccia. Poraccia, porca troia, mannaggia sti sbirri, porca troia. C'è sta mia moglie, a sta aspettando un cazzo da 2 settimane. Mia moglie da 2 settimane. Voglio andare a tromba, voglio andare a casa, voglio farmi una bella chiavata. E voi mi state a trattenere qua, non riesco a chiavare io. Le fate io a chiavare o no? Mannaggia te, guarda, porca troia. Tu mi hai detto che non ci vedi la finita, me ne sporca, ma mi dice che me ne sporca. Ma io che porto un carcerato, un criminale in posto con me? Ma io voglio gli chiamare con mia moglie. Quindi sono Santoro, ti sono venuto a trovare. Santoro, questo io. Che cazzo stai passando? Ma io dimmi, ieri ero pulito. Allora io, guarda, io stavo girando con la pattuglia, passo col finestrino aperto, sento a te che urli. Santoro, ecco, bello, datti una calma. Bello mio, eccolo, e c'è sta di cazzo d'amico mio, mi ha messo in mezzo la merda. Io voglio parlare con Santoro, posso? Prego, dimmi. Allora, praticamente, allora, che è successo, sì, Santoro? Io stavo in montagna, c'avevo sete, gli serbatoi dell'acqua, non so chi cazzo è che me l'ha sbuciati, forse di piccioni, ci sono andati di piccioni, ha sbuciato Grubecco. Grubecco mi ha sbuciato i serbatoi dell'acqua e mo non c'ho più l'acqua su in montagna. E allora che sono fatto? Sono preso l'Udeili, lo furgone. E stavo andando a comprare l'acqua apposta per portare un po' d'acqua su casa mia, perché non c'ho l'acqua nemmeno per lavarmi. Senti come puzzo di fogna. C'è sta mia moglie che mi sta aspettando, sta la ragazza mia su. Vabbè, no, non è proprio mia moglie? No, non è mia moglie. Vabbè, comunque ti sei trovato una donna, giusto? No, ho messo l'annuncio, cerco badante, ho trovato una badante. Vabbè. Signor Quinto, gentilmente, per cortesia. Sì, aspetta. Oh, ma che fai? Oh, lo frigo! Porco Lo furgone! Aspetta, lo furgò, porca troia! Lo furgò! Mi ha rubato! Salga. Mi ha rubato lo furgò, amico di merda! Non urla però, che già ci fa male la capa, vai! Mo ci andiamo a piano lo furgone! Ma angulato lo furgò! Ma tu non capisci, Sandoro, lo furgone! Ma l'ha angulato! Ma io lo so pagato con tanti sforzi! Lo so pagato! Mamma mia, quanti sforzi so pagato lo furgone! Me l'ha rubato! Mamma mia, sono fatto un pescatore! Ma ci sono messo 2 mesi per pagarmelo! 2 mesi di lavoro in mezzo all'erba! Sia tranquillo, signor Quinto, sia tranquillo, non è successo. Ma come tranquillo? Mi ha rubato lo furgone! Sia tranquillo, ora. Mi ha rubato lo furgone! Signor Quinto, si fidi di noi. Se non teniamo un furgone, ma anche un signor Quinto può essere accusato. Quindi lo dobbiamo lasciare libero e... Non pianga, Quinto. Ma io non ti ho fatto niente di male. Niente, lo lascio stare. Non piangere. Non ti ho fatto niente di male. Quinto, c'è una buona notizia per te. Sì, che è una buona e una cattiva. E la buona? La buona è che forse sei libero. Lo furgò? Lo furgò è sparito. Come è sparito? Sono furgone! Avevo fornito a Lucca! Hai fatto una cosa tanto. Mi fa male la capo, Quinto, ma già piglia 3 momenti act. La prima cosa è che ti devo fare una perquisizione per voce. Te la fai fare? No, ce l'hai, l'ho mandato? Certo. Tu dimmi, hai qualcosa da nascondere? Dimmelo prima, senza che ti metto le mani addosso. Vieni con me. Va, Sandoro, ti prego.
Allora, dimmi. Dai, mettiamoci un attimo una pietra sopra. Sì, dai, mettiamoci una pietra sopra, dai. Che tieni da addosso? Dimmi tu, dimmi. C'ho un po' di ma per uso personale, eh. Ma per uso quanto personale. Quanto ne tieni? Ma c'ho un po' di grammi. Una cannettina, che tieni? Sì, una cannettina, però non mi mettere mani addosso, cioè, fai finta di niente. Guarda, ascoltami bene. Te pago se vuoi. No, corruzione. Ascolta. Sì, vabbè, tanto stiamo in Italia. Facciamo sta. Non vado contro i miei principi di polizia, delle forze dell'ordine, però mi voglio fidare della tua parola. Sì. Però nel furgone che ci stava? Dimmi la verità. Devo dire la verità? Sì. No, so tanto, nemmeno io. Tanto, okay, vabbè, non me ne frega niente. Finché non lo trovano io non so che cosa c'è là dentro. Io adesso mi voglio fidare di te. Boh, senti a me, io mo ti carico in macchina e ti porto... Ce l'hai una macchina tu? Sì, garage centrale, sì. Ti porto a garage centrale e te ne vai tranquillamente. Io non voglio sapere niente. Te devo proprio... Guarda, io non lo so. Io... mi raccomando, grazie, non fare abuso di quella merda. No, tranquillo. Vabbò. Ciao. Sono riuscito a svignarmela. Non so come. Ho letto il giornalino? Porca, a porco.